Cajazzo, 250 anni dalla morte dell'architetto Luigi Vanvitelli, quest'oggi qui, grazie al lavoro del professore Giuseppe De Nitto, c'è la presentazione di questo libro particolare, libro biografico particolare di Luigi Vanvitelli. Sì, un libro particolare nel senso che io ho colto l'uomo. Non mi sono tanto soffermato sull'aspetto artistico e architettonico perché non è materia mia. Io ho fatto il bibliotecario, ho avuto la fortuna di avere tra le mani per 21 anni gli autografi di Vanvitelli e quindi avevo il dovere di conservarli e l'interesse anche a leggerli, a interpretarli. E poi ho anche avuto la fortuna di conoscere molto bene Franco Strazzullo, che è quello, lo studioso che ha pubblicato tutte le lettere di Vanvitelli. Io sono stato in contatto con lui, abbiamo fatto una certa parte di lavoro anche insieme e quindi è giusto, lui ha fatto le lettere, mi aveva chiesto di completare la sua opera con la biografia e io ho mantenuto questo impegno anche se diversi anni dopo. Ecco, lei è stato facilitato certamente per il lavoro, per il suo lavoro di bibliotecario, ma com'è stata la fatica per realizzare un libro del genere? Non poca. E appunto, come dicevo, la prima edizione di questo libro è stata del 1994. La seconda è 10 anni dopo, la terza ancora qualche anno dopo e infine questa qui possiamo considerarla la quarta, che è dell'anno scorso. Quindi è un lavoro che c'è stato nel tempo e che continuamente si è arricchito per altre ricerche e ancora adesso sto facendo delle ricerche per cui penso di dare alle stampe nuove notizie in un prossimo convegno che si farà ottobre-novembre, entro la fine dell'anno e quindi questo senz'altro. Ecco, 250 anni dalla morte dell'architetto Luigi Vanvitelli, in questi 250 anni qual è l'eredità artistica, professionale, artistica diciamo, di Vanvitelli che ha lasciato? Vanvitelli aveva una scuola, era un maestro, aveva uno studio a Roma molto frequentato da vari architetti molto bravi, a cominciare da Carlo Morena e continuare da Antonio Rinaldi. Ecco, Antonio Rinaldi ha fatto il Palazzo d'Inverno di San Pietroburgo e altri architetti, altri allievi suoi sono stati poi in tutta Italia. Un altro esempio è Pier Marini, che poi è andato a Milano dove ha fatto la Scala, fatto tante cose. Ecco, gli allievi di Vanvitelli sono in tutto il mondo. Il figlio di Vanvitelli, Francesco, ha fatto delle costruzioni importantissime a Cuba, nel Messico. Quindi l'insegnamento di Vanvitelli si è diffuso non solo in Europa ma nel mondo. Bene, quindi ricordiamo Luigi Vanvitelli, l'uomo, l'artista, il professore Giuseppe De Nitto, per le editrici Pacifico. Quindi chi volesse comprare questo libro cosa deve fare? Andare da Pacifico. Ma può trovarlo anche in internet, oramai si vende online, sì, tranquillamente. Sì. Però andate da Pacifico, è più bello entrare in una è necessario andare perché e poter comprare il libro e vedere anche. Sicuramente, che ci sono anche altre cose da guardare. Grazie, grazie. Sì, prego.